La situazione economica e sociale nelle 271 regioni dell'Unione Europea presenta grandi disparità. L'obiettivo principale della politica di coesione dell'UE è quello di ridurre tali disparità, promuovendo la crescita economica, l'occupazione e la competitività. Negli ultimi 10 anni tale politica ha contribuito alla creazione di oltre 1 milione di posti di lavoro. Ha investito nella formazione per migliorare le competenze di oltre 10 milioni di persone ogni anno, cofinanziato la costruzione di oltre 5.000 chilometri di autostrade e oltre 8.000 chilometri di ferrovie, ed ha assicurato la fornitura di acqua potabile per 20 milioni di persone in più rispetto al passato ed ha contribuito alla creazione di almeno 800.000 piccole e medie imprese. Tutto questo è stato possibile grazie al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo di Coesione e al Fondo Sociale Europeo, che insieme rappresentano oltre un terzo del bilancio dell'Unione Europea. Ogni 7 anni la politica è oggetto di una revisione da parte delle istituzioni e degli Stati membri dell'UE prima di essere attuata dagli Stati membri e dalle regioni. Le proposte per la politica di coesione a partire dal 2014 mirano a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di crescita economica intelligente, sostenibile e inclusiva stabiliti dalla strategia Europa 2020. Un quadro strategico comune garantirà che i 3 fondi della politica di coesione, insieme con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, sostengano e realizzino gli obiettivi di Europa 2020. A partire dal periodo 2014-2020, la politica di coesione si concentrerà su un minor numero di priorità e destinerà gli investimenti dell'UE a nuovi settori per rendere l'Europa più competitiva e per creare crescita e occupazione. Inoltre investirà nei cittadini rafforzando il Fondo Sociale Europeo e ponendo maggiormente l'accento sull'inclusione sociale e sulla lotta alla disoccupazione giovanile. Per garantire che le risorse vengano spese con la dovuta oculatezza, la futura politica di coesione si concentrerà su obiettivi e risultati, dando maggiore rilievo alla valutazione e offrendo incentivi per progetti efficaci. Tra il 2014 e il 2020 la politica di coesione diventerà più efficace e meno burocratica, con procedure semplificate e regole armonizzate. Sarà inoltre più facile per le regioni lavorare insieme attraverso le frontiere grazie a un aumento dei finanziamenti per la cooperazione territoriale. Questi cambiamenti dovrebbero contribuire a far emergere il meglio in ogni regione, promuovendone la competitività e creando più posti di lavoro per milioni di europei. Comunicare i risultati della politica di coesione dell'Unione Europea è essenziale perché venga riconosciuta l'eccellenza dei progetti e affinché gli europei possano vedere esattamente come viene speso il loro denaro.